Abbiamo deciso di riproporlo perché è una iniziativa che è andata bene l'anno scorso, quest'anno è stata arricchita anche grazie all'aiuto dei nostri sponsor e poi è un'iniziativa comunque volta alla a sensibilizzare l'opinione pubblica su alcuni temi sociali, in questo caso aiutare Carmine Della Pia, un bambino che ha bisogno del sostegno di tutti. Tra l'altro il padre di Carmine è stato veramente molto commosso e contento di questa bella iniziativa a favore del figlio. Anche noi siamo state molto commosse dalla sua presenza, innanzitutto che è venuto con i bambini, è stato veramente una persona eccezionale, con grande dignità, noi speriamo veramente di fare qualcosa per lui, veramente di concreto poi. Dove è possibile acquistare il calendario? Ci sono dei punti vendita che sono, diciamo, in giro per la città? Sì, in città, anche se in provincia ci facciamo dare una mano un po' dalle persone. In città sono, vabbè, il locale Agorà, il bar Diana, De Riso e questi, insomma. Poi ci sono sui calendari gli altri. Senti, invece parliamo un attimo del momento della Talea, continuate ad andare fortissimo, avete anche Azzurra Roberto che è il capocannoniere regionale. Sì, è la ragazza, la giocatrice in assoluto che ha fatto più gol. Quanti? 7 in tutto il campionato, quindi è un gran primato perché poi ci scontriamo con squadre che vanno a fare le nazionali, quindi voglio dire abbiamo una campionessa nel nostro team. Qual è il tema del calendario di quest'anno? Il tema è donne e passioni, perché vogliamo mettere in risalto la femminilità delle ragazze che praticano questo sport, ma che comunque nella vita privata conducono una vita normale come tutte le altre donne e ragazze. Riescono a conciliare bene il lavoro, la famiglia in alcuni casi e lo studio con una passione che ha bisogno di tanto, tanto allenamento. Lottando anche contro i pregiudizi dei maschi che continuano a sentirsi sempre poi padroni del calcio. Sì, però ieri sono stati con noi anche i giocatori dell'Avellino e quindi abbiamo coinvolti un po' in questa iniziativa, speriamo di portargli fortuna.